Mi chiamo Massimo Bonanni, sono Microsoft MVP, mi occupo da 3 anni, forse 4, di Natural User Interface, cioè tutte quelle applicazioni la cui interazione con l'utente avviene in maniera naturale, quindi dal touch all'untouchable vocale e quant'altro. E oggi parleremo della nuova versione del Kinect, Kinect versione 2, che è questo signore che vedete qua, fondamentalmente quello che adesso è a disposizione sulla Xbox. Noi vedremo Xbox One. Noi la vedremo dal punto di vista dello sviluppatore, focalizzeremo sul mondo .NET, ma vedremo anche come è fatta l'architettura dell'SDK. Quindi vedremo quali sono i prerequisiti che ci servono, qual è l'hardware che abbiamo sotto il motore, nel cofano, qual è l'architettura, e questa è la parte importante, perché qui vedremo le differenze rispetto alla prima versione. Quanti di voi hanno smanettato, conoscono la prima versione del Kinect? Qualcuno, gli altri citerò, prendetela come cultura generale, al bar fa sempre comodo. E poi cosa sono le Kinect Source? Ok? Vedremo solo lato .NET, Visual Basic .NET, perché io sono MVP Visual Basic, quindi il codice è molto semplice, chi lavora in C# so 3 righe di codice in tutto. Cercherò di farvi vedere qualche demo, molte demo, se funzionano. Ok, prerequisiti, sistemi operativi 8, 8.1 e ovviamente 8.1 update 1, la mia macchina è update 1, quindi non più il 7 come il precedente. Processore solo 64 bit, consigliato l'i7, io l'ho provato anche sull'i5 e va, il consigliato è i7, quindi se lo provate sull'i5 non va, non è colpa sua, ma è solo memoria almeno 4 giga, USB 3 prima... Novità rispetto al Kinect precedente, che lavorava sull'USB 2, qui necessita di un USB 3, e una scheda grafica con almeno il DirectX 11, qui ce ne sono alcune, tra cui la più popolare tra i notebook, che è l'HD 4000. Ovviamente, tra l'hardware, mi serve il sensore, ok? Perché altrimenti non serve a nulla. Software requirement, Visual Studio 2012, qualsiasi update, Visual Studio 2013, qualsiasi update, anche l'update appena uscito. Perfetto. Hardware. Cosa abbiamo sotto? Quando arriva a Safari, che ancora non è in commercio, ma insomma in questo momento è la versione, tra virgolette, beta, prototipale, ma probabilmente non discosterà molto dal definitivo, avremo un aggeggio, che è lui, che vedete in tutto e per tutto è quello del Kinect. Gli manca solo il disegnino qua, ma poco importa. Un power supply, che è lì per terra, che sembra quasi una 500 per quanto è grosso, poi lo potete anche vedere, dopo vi potete avvicinare, e un hub USB, che è questo signore, ok? Perché è stato scelto l'hub USB esterno? Perché chi ha lavorato col Kinect 1 sapeva che una volta attaccato il Kinect su USB 2 prendeva possesso di tutto l'hub USB, quindi se voi in un notebook avevate un solo hub USB non ci attaccavate altro. In questo caso l'hub è stato spostato all'esterno, quindi in linea teorica vi permette di usare più Kinect o comunque di non occupare tutte le porte, ok? Vabbè, tant'è, un mucchietto di cavi e quant'altro. Che cosa abbiamo a disposizione? E qui arrivano tante novità. Color camera 1920x1080, quindi decisamente superiore rispetto al Kinect 1, con un frame rate di 30 frame al secondo. Poi vedremo, questo 30 non è detto sia fisso, però lo vedremo dopo. Una camera infrarossi 512x4,24, quindi anche questa è aumentata rispetto al vecchio Kinect. E soprattutto, qui non c'è scritto ma ve lo dico a voce, è cambiato radicalmente il modo con cui il Kinect utilizza l'infrarosso. Nella versione precedente la distanza di un oggetto posto davanti al device era calcolata con una deformazione di un'immagine che il Kinect sparava. Quindi il Kinect sparava un pattern a puntini e in base alla deformazione di questo pattern lui deduceva la distanza. Capite che è un modo che va bene in campo ludico, perché mezzo centimetro in più, mezzo centimetro in meno non fa la differenza in un gioco, ma in un'applicazione, tra virgolette, non ludica ci vuole più precisione. È stata completamente rivista la cosa e adesso, come tutti i sensori di profondità, c'è un raggio, c'è un cannoncino a infrarossi, quindi viene rilevata il ritardo del rimbalzo e calcolata la distanza, quindi è più precisa. E questo vedremo dopo che significa tanto. Okay? Uno dei problemi che aveva il vecchio Kinect era la
più che precisione, la stabilità dell'immagine, ok? Range di profondità fondamentalmente è rimasto quello del vecchio, da mezzo metro a 4,5 metri. Posso usare infrarossi e colori contemporaneamente, ma non ho il motore per il brandeggiamento. Il vecchio Kinect aveva la possibilità di muoversi di circa 23 gradi in alto e in basso, quindi non ce l'ho. Vediamo come risolve il problema. Confronto? Beh, insomma, telecamera è decisamente superiore. La camera di profondità anche. Le distanze sono le stesse, con l'unica differenza che nel vecchio Kinect dovevamo impostare appositamente una modalità Near Mode che riduceva la distanza minima ma riduceva anche la massima. Nella nuova versione invece abbiamo sempre da 50 cm a 4,5 metri. Campo di vista, l'angolo di vista orizzontale è decisamente incrementato da 57 a 70 gradi, ma soprattutto è incrementato di quasi una ventina di gradi quello verticale. Ecco che il motore di brandeggiamento potrebbe non servire più, perché ha un angolo maggiore. Questo fa sì che in una stessa inquadratura c'entra più roba. E quindi mi aspetto, e vedremo che in realtà è così, che il device sia in grado di gestire più roba. Ok? Prendetelo chi non lo conosce, cosa sono gli skeleton joints, li vediamo dopo. Quello è la capacità che ha il Kinect di tracciare una persona, ok? Mettiamola così, poi capiremo esattamente. E sono passati da 20 punti a 25, ok? Quanti giocatori completi posso tracciare? Il vecchio ne erano due e quindi ho 6, quindi ho il massimo. L'USB è 3. Il sistema operativo abbiamo visto, il prezzo del vecchio era attorno ai 2,99, il nuovo ancora non è in commercio, non si sa, ma voci di corridoio, di sala da pranzo, di cucina vogliono che il prezzo sia mediamente paragonabile. In realtà la logica vuole che se Microsoft vuole aggredire quel mercato deve uscire con un prezzo che più o meno è quello. L'uscita del device commerciale è prevista per l'estate, attualmente è a disposizione solo per un gruppo limitato di persone, non so quanti sono, limitato saranno 5-6 mila persone nel mondo, che si chiama Kinect Developer Preview Program, poi magari vi do il link, che attualmente è chiuso, ogni tanto magari Microsoft lo riapre per avere altre persone, che gli fanno fondamentalmente da beta tester e quant'altro. Architettura. Allora, come è fatto? Cosa ho sopra il device? Intanto il sensore. Quindi da qui alla mia applicazione, che cosa ho? Ho uno strato di driver e sono driver plug and play. Io aggancio, Microsoft è in grado di riconoscere, ovviamente se sono su 8.8.1 scarica i driver tranquillamente. Un runtime, il runtime è stato ridisegnato completamente, al momento è quello che si occupa della maggior parte dei calcoli e di calcoli ne fa tanti, vedremo, perché le informazioni che ci dà sono tante. Quindi riceve gli stream grezzi dal sensore, elabora, e questa elaborazione viene in parte fatta utilizzando la GPU, motivo per cui vi serve la DirectX 11 e quelle schede grafiche. Questo permette di avere delle prestazioni maggiori, perché la GPU è decisamente più potente della CPU. Quindi è in grado di mixare CPU e GPU e fare quello che deve fare, anche discretamente. Poi ho la possibilità di scrivere quelle che vengono chiamate native API o native apps, quindi applicazioni COM C++ liberamente, oppure ho la possibilità di scrivere applicazioni .NET, C#, VB, F#, in questo momento è solo C# VB, però tant'è, ma notizia della settimana scorsa di Build, anche Windows Store App. Attualmente la parte di SDK che abilita questa parte qui non è stata rilasciata. In estate sarà rilasciato insieme all'SDK anche le DLL che possono essere incluse in applicazioni Windows Store, quindi per tablet. Ovviamente non per phone, nel senso che probabilmente funzionano pure, ma io un phone attaccato all'USB di quel tipo non lo vedo. Però per tablet, supportate dallo store, quindi io posso realizzare applicazioni, metterle sullo store e queste non mi vengono bocciate. In realtà io COM lo posso interoperare anche ora, però poi se vado a buttarla sullo store non passa. E questa era l'architettura, i building block che ho a disposizione. In realtà, logicamente, come funziona il tutto? Il tutto si basa su delle sorgenti. Ok, io ho una serie di sorgenti.
Quindi ogni stream che il device fornisce genera mediamente una sorgente. Poi vedremo che c'è un caso in cui ne ho due e ce n'è una particolare. Questa sorgente, a questa sorgente io posso agganciare dei reader, ok? Che mi permettono di leggere la sorgente. Questi reader interagiscono con la mia applicazione e possono interagire, vedremo, o a polling, quindi sono io che chiedo al reader i frame, i dati, oppure con degli eventi, quindi ritornando in un contesto che era simile, del tutto simile, anzi analogo a quello che avevo nel Kinect 1, cioè degli eventi. Ok, dov'è la differenza? C'è nella slide dopo. La differenza è che mentre nel Kinect 1 io avevo uno stream che generava eventi e una volta agganciato avevo la possibilità di una sola applicazione che consumava quello stream, o meglio, anche se fossi riuscito a metterne più di una, poiché gli eventi in .NET sono di serie, quindi vengono gestiti primo gestore, secondo gestore, terzo gestore, quarto gestore, capite che il ciclo di vita della chiamata dell'evento era particolarmente lungo e quindi erano prestazioni impossibili da utilizzare. Con questa architettura qui invece io posso agganciare ad una singola sorgente più reader, sia nella stessa applicazione, sia da applicazioni esterne. E questo fa sì che io possa avere più applicazioni contemporanee che usufruiscono dei dati del sensore. Ovviamente c'è molto dietro anche il fatto che sia in USB 3 e non in USB 2, però intanto anche questo passaggio diverso rispetto al precedente. E quindi andiamo a vedere, ad analizzare le 5 fasi della catena del Kinect. Il sensore. Qui è molto simile a quello che accadeva nella precedente versione. Ho una classe che mi fa da entry point verso i sensori collegati, che si chiama Kinect Sensor, che è anche la classe che modella il sensore stesso, ok? Quindi quello che faccio normalmente è recupero un'istanza del sensore, classe Kinect Sensor, apro la comunicazione col sensore, quindi lo attivo, lo uso, faccio quello che devo fare, e poi lo chiudo, ok? Questa sembra stupida, ma va chiuso, nel senso che non lasciate roba aperta, vedrete anche di seguito, gli oggetti sono pensati per ottimizzare la memoria, però vanno rilasciati, altrimenti la memoria cresce. Fondamentalmente ho una classe Kinect Sensor che mi dà una proprietà default, che è il sensore di default collegato, o meglio, è il sensore di default, punto. Senza il collegato, adesso vedremo perché. Un metodo open e un metodo close. Perché il sensore punto e non quello collegato? Perché se lo provo senza un sensore collegato, questa istanza è valida, quindi è un'istanza vera, quindi non è null, non è nothing, è un'istanza. Però, nel momento in cui viene aperta, la sorgente non comunica nulla, perché non c'è niente attaccato. E quindi ho a disposizione una proprietà is available, che mi dice se effettivamente quella istanza valida è effettivamente corrispondente a un sensore attaccato. Questo fa sì che sia nativa, cosa che non era col vecchio sensore, la disconnessione e riconnessione. Perché poiché quella istanza è sempre valida, io posso farla partire, poi ci proviamo se funziona, ieri sera ha funzionato, riattacco il sensore e questa proprietà diventa is available true e mi cominciano ad arrivare gli eventi. Quindi questo nel vecchio Kinect era fatto con un componente aggiuntivo rilasciato da Microsoft, era un componente grafico se non sbaglio. Questo invece è nativo nell'architettura e questo già semplifica un po' la vita. Possono essere gestiti più sensori perché la classe Kinect Sensor ci mette a disposizione una proprietà Kinect Sensors che è una lista dei sensori collegati. Se non ne ho nessuno, Kinect Sensor ha un solo elemento e corrisponde al default. Se ce ne ho n, ho gli n sensori e quindi posso avere tutte le classi e andare ad interagire con tutte le sorgenti di tutti i sensori in maniera un po' più semplice di quanto accadeva nella vecchia. La sorgente, se faccio sensor punto, vedete che l'intelligence mi dà tutta una serie di robe che finisce con source, da audio fino a infrared e long exposure infrared. Queste sono le sorgenti, ok? Ognuna di queste è una capacità che il sensore ha. Vabbè, color è l'immagine, depth è la profondità, l'infrared è l'infrarosso, ok? Senza che siamo a... Andiamo avanti. Quindi il reader invece è qualcosa
che mi viene rilasciato dalla risorsa, dalla sorgente, perché la sorgente sa come è fatto un suo reader, e che io posso usare per ricevere i dati, ok? E ne posso creare più di uno. Avevo detto prima, posso gestirlo a polling, cioè sono io che al reader chiedo dammi il prossimo frame, chiamiamolo così, oppure aspettare che lui sollevi degli eventi che io gestisco e recupero i frame. Sono scelte. Tipicamente il polling è da gaming, ok? C'è un game loop e nel game loop chiedo i frame. Gli eventi è più consono applicazioni LOB, applicazioni normali, desktop, quindi sono io che decido come. Più reader per ogni singola sorgente, il reader può essere messo in pausa. Quindi ho pause e run, una cosa del genere. Come lavoro, il sensore mi mette una risorsa a disposizione dalla quale apro un reader. Aggancio il gestore di evento frame arrive e quando non mi serve più, chiudo il reader con il dispose. Ok? Quindi fino a qui è semplice. Frame reference, beh, ma dal reader potrei ottenere il frame, no? In realtà no, perché? Perché quello che mi dà il reader è un reference al frame. Questo perché non è detto che io un frame lo debba utilizzare. Allora perché istanziare un frame se poi non mi serve? Quindi ho una reference. 90 volte su 100 dalla reference recupererò un frame. Ma se non lo faccio, non spreco memoria, ok? Quindi ho un metodo acquire frame su una reference, questo è un pezzo di codice, vedremo dopo, che gestisce l'evento sulla sorgente colore. Quindi E è l'argomento dell'evento, frame reference è la reference. Quando chiamo acquire frame, in quel momento viene effettivamente richiesto il frame, ok? Frame che però potrebbe non essere più valido perché è scaduto, perché il frame ha una certa durata. E quindi questo frame che mi ritorna dall'acquire frame potrebbe essere NATI, quindi controllatelo, ok? Ho a disposizione un relative time che in teoria mi potrebbe permettere da diverse sorgenti di appaiare, concatenare, correlare differenti frame. In realtà se lo fate così è un bagno di sangue, c'è una cosa che è fatta apposta per questo, gestire più frame con più sorgenti contemporaneamente. Però c'è un relative time. E infine il frame, ho accesso diretto al frame, quindi il frame contiene effettivamente i dati, quindi se è quello color ottiene l'immagine, se è l'infrared ottiene l'immagine infrarossa, se è la profondità, la profondità. Posso o eseguire una copia locale dei dati e poi analizzarli, oppure accedere al buffer. La differenza è che, allora, intanto il frame va gestito più velocemente possibile e rilasciato, quindi sbrigatevi, il concetto è datevi una mossa. E quindi se ho una cosa rapida posso lavorare sul buffer. Se una cosa non è rapida, copio i dati, chiudo il frame e lavoro, ok? Perché altrimenti blocco tutta la catena e quindi ho problemi di memoria e di performance, ok? Contiene anche i metadati del frame, quindi per esempio sul colore, il formato RAW, l'altezza, la larghezza e quant'altro, ok? Quindi ho nel frame ho sia i suoi metadati che i dati effettivi. Demo. E qui incrociamo le dita, come tutte le demo. Vediamo sorgente infrarossa. Mo' ve la porto lì, abbiate pazienza. Facciamo così, facciamo così. Prima di tutto facciamo un'altra cosa, sennò non vedrete mai nulla. Ok. Facciamo una cosa, prima la lanciamo e poi ci ragioniamo sopra. Quello che vedremo qui, o che dovremmo vedere qua, ecco, è la sorgente infrarossa che parte dal device, sbatte sulla mia mole corpulenta e torna indietro. Due cose. Allora, intanto, qui non si vede benissimo perché notate le ombre, io muovo il viso, le ombre sul mio viso dovute all'illuminazione esterna non si vedono. Questo perché l'SDK, e come è fatto dentro il Kinect, lavora solo per riflessione della luce infrarossa, quindi lui cerca di sopprimere tutte le componenti infrarossi che non provengono da lui. Questo è un aiuto grosso per chi fa avataring, quindi ricoprimento della persona con
mostri, ma anche più semplicemente con vestiti. Immaginate un camerino virtuale, non lo faccio col colore, lo faccio con l'infrarosso. Il fatto che sorgenti infrarosse esterne non diano fastidio è un gran valore aggiunto. Cioè, vabbè, spegniamo le luci. E no, perché se sto all'aperto il sole, ci posso provare a spegnerlo, però insomma non ci riesco. Quindi anche quella del sole. Qui non si vedono molto, ma ci sono i dati, ok? Come è fatto questo? Questa complicata applicazione che fortunatamente mi fa vedere poco perché non sono bellissimo. Ok. Questo è... queste demo poi probabilmente le pubblico sia sul blog, sul mio blog, e poi le avrete anche da CodeMotion, per quanto ci possiate fare visto non c'è l'SDK, ma insomma... apro il sensore... recupero il sensore, apro il sensore e poi vado a fare quello che avete visto prima. Fondamentalmente mi preparo gli array che contengono i dati, perché io mi copio i dati in locale e chiudo il frame, e apro reader e aggancio l'evento. Sul gestore dell'evento cosa faccio? Bel try catch che ci sta sempre bene, nel senso, ovviamente questa è una demo, si può fare più fine la cosa, ma recupero il frame, se il frame è valido mi salvo la descrizione, perché sono quei valori che vedevate scritti molto in piccolo, tipo le clausole delle assicurazioni, però vi assicuro che c'erano. Mi copio i dati, troverete sempre sul frame un metodo tipo copy frame data to array o memory, sono due possibilità, piccola differenza tra le due ma non importa. In ogni caso qui mi sto copiando i dati da una parte, a questo punto potrei chiudere il frame, ma in realtà vado a creare l'immagine già direttamente qua. Non è correttissimo, qui avrei dovuto chiudere il frame qui e poi creare l'immagine, quindi quell'immagine che vedete è questa chiamata qui, che è un metodo di estensione che ho creato che non fa altro che prendere il pixel della sorgente, che adesso andremo ad analizzare in dettaglio, e convertirlo in un tono di grigio. C'è niente di... però vedete che è molto semplice gestire l'infrarosso. Dopodiché, fino a qua è banale. Cosa fate di questo? Dipende dall'applicazione vostra, ok? E questo è il modo con cui lavorate, funziona nella stessa maniera anche per C++. Quindi andiamo a vedere le sorgenti in dettaglio, così capiamo. Ok. Cosa ho di serie? Colore, profondità, infrarosso, body index, body source, che non è un tipo di vendita delle persone che sviluppano, ma il body index, vedremo, una sorgente che mi dà chi ho davanti, il numero del player 1, 2, 3, 0, 5 che ho davanti, mentre il source mi dà tutte le informazioni sul player, escluso chi è. E poi l'audio in questo momento non è supportato, ma l'audio rispetto alla versione precedente aveva poche cose da essere migliorate, perché fondamentalmente si basava sulla speech platform, che comunque è da mo, come direbbe un altro MVP italiano, da mo che esiste, quindi non era quello il problema. Il problema era le altre. Infrared, abbiamo già visto le caratteristiche, ho due sorgenti, l'infrared puro, che è quella che avete visto prima, che avete intravisto prima, e la long exposure, che altro non è che la sovrapposizione di tre frame, che non fa altro che migliorare il segnale rumore, ma dà immagini meno precise. Sono due sorgenti diverse, scegliete voi. Stesso sensore fisico della sorgente di profondità. Ogni pixel è 2 byte ed è l'intensità della riflessione. Quindi quella che avete, quel pezzo di codice che non vi ho fatto vedere, che convertiva l'immagine, non faceva altro che dire tra 0 e 2 byte, il massimo di 2 byte, mi dai un colore di grigio. Quindi quando era il massimo era bianco, quando era il minimo era 0, era il colore 0. Niente di drammatico. E qui la grossa novità, cioè solo, o meno lui ci prova solo, ieri mi sono provato a sparare in faccia la luce con un coso rosso davanti, non dava nessun, però insomma lui prova a togliere tutte le componenti infrarosse che non sono provenienti da lui stesso. Colore, supporta formati multipli, ma i frame arrivano sempre in formato RAW dal device, quindi arrivano in formato RAW, in questo momento lo UI2, sembra una marca di magliette, ma o li uso RAW, quindi U, oppure li converto.
e se li converto a un piccolo calcolo computazionale nella conversione, ma insomma a 30 frame al secondo ci posso stare. Ho 4 byte per pixel, ok? Quindi, e quindi ci faccio quello che voglio. Depth, quindi profondità. Ogni stessa risoluzione, capite, le risoluzioni sono due, perché ho due dispositivi fondamentalmente che recuperano le immagini, tra virgolette. Quindi ogni frame 2 byte ed è la distanza in millimetri dal device, dal piano focale device, quindi da questo piano. Quindi se io sto qua, non è questa distanza, ma è questa distanza. Quindi non ci sono calcoli da fare. E qui non ho, come nella vecchia versione del Kinect, nessun riferimento a che cosa ho davanti, a chi è il player che ho davanti. Ho solo che un certo punto davanti dista tot dal device e basta. Nei metadati ho le distanze, in questo momento sono 0,5 e 4,5. Il che mi fa pensare che se l'hanno messo nei metadati, magari cambiano. Body index, sembra una palestra. Ogni pixel del frame ha un byte. E mi dice se meno 1 non c'è nessuno davanti, o tra 0 e 5 è l'indice del player, quindi fino a 6 player. Vedremo poi nella demo finale, farò vedere lo scheletro, l'immagine e metterò il numero del player sul petto. Body source è quella più ricca. Ho oggetti di tipo body. Un oggetto tipo body ha i punti del corpo, quelli che chiamavo prima i joint, sono dei punti refere del mio corpo, quindi articolazioni, spalle, ne sono stati aggiunti 5 rispetto al precedente, in particolare è stato aggiunto il pollice, la parte superiore delle mani e un punto, credo il neck, il collo, se non sbaglio. Quindi 2, 2, 4, 1, 5. Lens tracking, e questo c'era anche prima. Lens tracking non c'era prima, quindi riesco a capire in questo momento se la mano è aperta, è chiusa o è... quello che loro chiamano lasso, non so perché hanno scelto questo disegno, però. E verranno estese. Le activities, cioè sono con un occhio chiuso, bocca aperta, parlo, cioè la bocca si sta muovendo, sto guardando da un'altra parte, e anche queste verranno estese. Le appearance, porto gli occhiali, in questo momento solo porto gli occhiali. Le espressioni del viso, in questo momento solo sto tranquillo o sorrido. E poi l'orientamento delle ossa, questa c'era anche nella versione precedente. Cioè riesco a capire qual è il vettore che collega, per esempio, polso e gomito. Che non è da poco se devo ricoprire con una superficie, ok, 3D. Le API del body source sono ottimizzate, visto la roba che portano, per il consumo di memoria. Cioè, voi avete l'array di body su cui copiate i dati. Se l'oggetto è valorizzato in quell'array, il framework lo riutilizza. Se glielo togliete, lo ricrea, ok? Quindi è fatto in modo che non... Questa era... L'occupazione di memoria qui era uno dei problemi del Kinect 1. Qui sembrerebbe essere stata risolta. Ecco, il body joint, l'abbiamo già visto. Ogni punto del corpo, ok? Può essere tracciato, non tracciato, oppure infrared. Infrared perché? Perché se io sto così, e qui c'è il polso, e qui c'è la spalla, il gomito non può stare qua. Cioè, a meno che non so deforme, ok? Ho gli orientation, cioè l'orientamento nello spazio dell'articolazione, quindi so che questa articolazione, fondamentalmente ho un versore, 4 componenti, mi dice l'orientamento dello spazio. Migliorata affidabilità e accuratezza, perché? Perché usa il DET, che ha un differente approccio, migliore. E poi vengono tracciati completamente fino a 6 player, versione precedente fino a 2. Vado abbastanza veloce perché sennò sforo come al solito. Hand tracking. Ho due mani. Meno male. Left, ho la possibilità, ho due proprietà nella classe body, left state e right state. E posso sapere queste caratteristiche per ognuna. E la confidence. Quanto il framework pensa di averci azzeccato. Attualmente è limitato a 2 player. Posso scegliere quali player, ma già sappiamo che il numero di player verrà aumentato. Quindi questa roba continuerà a aumentare. Le abbiamo già viste, occhio destro chiuso, occhio sinistro chiuso, bocca aperta, la bocca si muove, sto guardando da un'altra parte, sono le activity, sto indossando le occhiali e le appearance, mi faccio una risata o sto normale, le expression, fondamentalmente ho 3 dictionary, ognuno dei quali, per esempio per le activity, chiedo qual è la situazione rispetto all'occhio destro chiuso, l'occhio sinistro chiuso,
E lui mi dice, non lo so, potrebbe essere, sì no. Ok? Quindi è pensata per avere in futuro, queste fondamentalmente sono delle enumerazioni, in futuro avere nuove appearance, activity, expression. C'è anche scritto. Demo, body index. Il codice ve lo lascio, lo vediamo subito. Prometto che ve lo lascio tutto il codice, per quanto possa essere codice mio fatto bene, ma insomma. Ok, quella che vedete, ok, la mettiamo così, quello che vedete è ciò che il sensore di profondità sta, cioè quello che vedete, magari se ve ce lo metto sì, abbiate pazienza, però voi ditemelo, cioè io sto quasi in pausa pranzo, quello che vedete è ciò che il sensore di profondità va vedendo in una scala di grigio. Quello che faccio qui è dire, ok, questo punto quanto dista? Questo punto dove ho cliccato, che probabilmente corrisponde alla sua faccia, sta a circa 2 metri e 4, ok, alla sua. Ok? Quindi significa che io per ogni punto ho la distanza, e questa distanza è semplicemente convertita in... Notare che a parte il fondo, non so chi ha lavorato col precedente Kinect, se fate la stessa cosa col Kinect l'immagine è molto più sfarfallante, ok? Qui sfarfalla sì, ma tenete conto che abbiamo sempre un sensore fisico, quindi per esempio l'ultimo qui in fondo si trova a 4 metri 3,56. Dopo di questo vedete tutto nero, perché quello è il massimo a cui arriva. Ok? Ora, siccome mancano 10 minuti, anzi meno, ok. Finiamo con un'altra cosa interessante. Non il cane mio, ma insomma. Ok, sì, va bene, perfetto. Però io devo far vedere l'immagine, gestire i joint e magari il player che ho davanti. E allora che faccio? Mi prendo i 3 frame e poi me li correlo col time? Cioè non si può. Beh, allora esiste il multiframe. Il multiframe è una sorgente particolare che in realtà non è esposta dal sensore, il quale espone direttamente il reader, che mi permette di dire, ok, perfetto, aprimi un reader per leggermi il colore, l'indice e lo scheletro. E quindi mi arriva un evento all'interno del quale ho tutti i reference, validi solo quelli che ho richiesto ovviamente, e che sono già correlati. Quindi l'evento mi arriva quando tutti i frame sono disponibili. Ovvio che il frame rate è minore tra i frame delle sorgenti selezionate, ma voi mi dite, vabbè, abbiamo visto tutto 30 fps. No, in realtà non è così, perché la telecamera a colori, proprio perché è full HD fondamentalmente, quello che fa è che se non ha sufficiente luminosità abbassa il frame rate a 15 frame rate al secondo. Quindi in quelle condizioni di bassa luminosità usare il multiframe è a 15 frame rate al secondo. Ma se ci pensate e fate la correlazione coi tempi, voi sempre alla velocità del più lento andate. Cioè non è che ve potete inventare. Ok? Questa è la demo, la vediamo perché... Diciamo che questo aiuta, perché nella maggior parte dei casi si usa questo. Quello che faccio qui è farmi riprendere. Dovrebbe comparire lo scheletro. Ok? Sì. Vabbè, ma voi non me lo dite però. Dice, ma tu ce fai però. Ok, quello che dovreste vedere è, io entro nel campo, dovrebbe comparire uno scheletro e un numero. Lasciate stare che blippa, perché ovviamente il codice c'ha 4 righe in tutto, però quello che state vedendo è il mio scheletro, ok? Con i punti anche in infrared, per cui se io mi metto così vedete che qualcuno diventa giallo, o semplicemente se mi metto con la mano dietro, ok? E il numero, quindi io qui sto usando colore, body e body index, ok? Vabbè, figo, eh? Poi figuratevi con l'immagine mia, uno spettacolo, fanno a botte. Quindi, concludiamo, e sarebbe la prima volta che concludo in tempo, non è vero, un po' di reference, il Windows Dev Center per Kinect.
il website per Kinect, uno è dedicato a sviluppatori e uno è generico, quindi vi dà le caratteristiche. C'è poca traccia ancora di questo signore, purtroppo è così. Il blog, qui c'è più traccia, questo è il blog del gruppo Kinect, del gruppo Windows che sviluppa Kinect e l'SDK. Qui trovate più notizie. Vi segnalo questo diciamo, publishing su Cura. Cura è un sito Microsoft per le pubblicazioni, per i publishing di argomenti. C'è un publishing fatto da me su una serie di articoli scritti sul mio blog su questo. Quindi tutte quelle funzionalità, tutte quelle demo sono spiegate dettagliatamente negli articoli che trovate qua. Io direi che 5 minuti se ci sono domande. Una, no 200 però. Da chi cominciamo? L'hanno già craccato? Non è disponibile, quindi non ne so, non lo so. No, tenete presente che non c'è in commercio, quindi anche lo cracchi è probabile, non gli conviene, meglio che aspettano il summer quando esce, perché se lo craccano adesso glielo cambiano dopo, quindi... Non ne so nulla dell'HD, non mi pare che comunque, adesso la linea è Kinect for Windows 1, Kinect V2, quindi suppongo che sia finita qui dentro. Non abilitano comunque un tracking molto più da vicino di... Più di 0,5, tieni presente che questo, visto anche il range, è pensato, però mezzo metro siamo a sta distanza. Sì, in realtà, però non è pensato per, cito per esempio Kinect, il Perceptual Computing di Intel, che è pensato per applicazioni, io sono davanti al PC, quindi a 30 centimetri, è un'ottica un po' diversa. La seconda cosa era, lei ha detto che questo è già integrato nella Xbox One. È lo stesso, sì, l'hardware è lo stesso. Ad operare l'Xbox One? No, perché non hai l'SDK. No, perché quello che tu hai adesso nella Xbox è lo stesso hardware, il problema è che lavora su un SDK diverso, quindi anche tu avessi l'SDK non potresti usarlo in questo momento. Cioè il core... Ma la Kinect 1 l'SDK lo ci devi sviluppare con... non puoi svilupparci in C#, perché non c'hai l'SDK, non c'hai le proiezioni per C#, quindi non dovresti lavorarci in C++, non so cosa si lavora in Kinect. Quindi è proprio diverso l'SDK. Posto che non so se si possa scaricare l'SDK per Kinect, penso che sia una di quelle cose che danno ai game, alle factory game, però quello è ludico. Quindi ha anche un approccio diverso, per esempio non ha gli eventi, è tutto polling, perché nel game è un polling, io ho il game loop e lì chiedo, quindi ed è ottimizzato per altre cose. Quindi se io domani volessi iniziare a acquistare per ora... Aspetterei quando esce... Ah no, compri il Kinect. Kinect 1 ha molti meno requisiti di questo, eh. Cioè Kinect 1 io lo usavo con un Ultra Mobile 9004 Intel di 4 anni fa, quindi non hai problemi. Questo io l'ho provato con i5 e funziona. Lì ti garantiscono i7 per una questione di correttezza, ma probabilmente funzionerà anche con i3, perché quando hai una sorgente sola non c'hai grossi problemi. TCP? Niente. TCP ti ci crei uno strato tu, come era stato fatto con... No, questo è il suo connettore, peraltro se venite anche non standard, questa è una cosa che gli è stata detta, hanno usato dei connettori non standard, probabilmente volutamente in questo momento, perché questo è un device beta, ok? Quindi non è detto che la parte finale, se venite qui c'è un connettore che sono tre connettori e non ce n'è uno pseudo standard, è probabile che in questo momento sia così perché questo è un device da demo, da... Allora scusami, non ti ho capito. Dico, questo qua adesso tu devi comunque collegarlo a una porta USB. Sì, sì. Prevista eventualmente no. TCP che la metti dalla no. Metti un NUC e lui fa da server a TCP. No, non c'è altro modo. Se io voglio utilizzare la sola mappa di profondità. Sì. Le due Kinect insieme. Sì. È possibile per esempio con multisource frame reader
più eventuale. No, devi aprire due Kinect, hai due sorgenti diverse, il multiframe reader è sulla stessa Kinect. Quindi apri due reader su uno, reader sull'altro e metti lo stesso gestore di eventi e ti arrivano gli eventi, lì devi correlarli. Lì devi correlarli, non c'è modo. Lì devi inventarti qualcosa. Ah, una cosa, tra le cose che sono state annunciate a Build, ok? Mi danno end, quindi ho finito. Ve lo dico veloce. È previsto anche un connettore per chi lavora con Unity, un plugin per Unity, quindi non so quanti di voi sviluppano per game, quindi questo potrà essere usato anche in Unity per game su PC. Quindi se devo sviluppare game o Unity, verrà rilasciato un plugin. Solo questo. Se non ci sono altre domande, grazie.